Sindaco di Rocca d'Aspide, Gabriele Iuliano, sindaco, si conclude tra pochissime settimane un anno che ha portato tante novità al comune di Rocca d'Aspide, tante novità anche inerenti allo sport e alle strutture sportive di questa cittadina. Sì, sullo sport noi abbiamo avuto un'attenzione massima da anni e devo dire che stiamo raccogliendo adesso risultati importanti. Noi abbiamo organizzato qui, grazie alla collaborazione strettissima e al lavoro intenso che ha profuso il delegato allo sport, il dottore Giuseppe De Matteis, una serie di attività e di iniziative negli anni passati che si stanno implementando sempre di più. L'Educamp è una di queste, quest'anno è in progetto appunto un accordo con il CONI, perché ancora una volta noi siamo come centro sportivo, centro di riferimento CONI in ambito regionale. C'è in corso una sinergia appunto con il CONI regionale e il CONI nazionale per il progetto cosiddetto Sport in Comune 2017, che vedrà insomma una adesione di tanti giovani, come è capitato per Educamp, e che metterà tanti giovani diciamo che desiderosi di avvicinarsi a una serie di discipline sportive le più disparate, di poter praticare lo sport gratuitamente. E quindi questo è un ulteriore elemento di soddisfazione, perché significa attenzione per i giovani, significa attenzione per il sociale, significa attenzione per lo sport, per la pratica sportiva, con tutto quello che questo significa in termini di crescita, di educazione, di sana alimentazione e quindi, diciamo così, di approccio positivo al contesto sociale e all'aggregazione sociale. E poi abbiamo in campo, devo dire, una serie di progetti ancora più ambiziosi che speriamo di coronare. Io sono sicuro che riusciremo a portare in campo, perché abbiamo candidato questo centro sportivo, la città di Rocca d'Aspide, alle Università del 2019 con un progetto di implementazione e di adeguamento dell'impianto sportivo perché possa ospitare qui appunto uno dei tanti eventi che le Università del 2019 andranno a proporre in ambito appunto regionale e nazionale. E quindi insomma siamo fiduciosi perché anche da questo punto di vista Rocca d'Aspide possa, come dire, distinguersi e essere ancora una volta un riferimento nell'ambito provinciale, nell'ambito regionale per la pratica dello sport, perché è questa una città dello sport, è questo un centro sportivo di rilievo regionale. Di questo insomma noi siamo veramente felici e siamo veramente orgogliosi. Pochissime settimane ancora alla festa dello Scazzatiello Acquarese, siamo proprio ad Acquara, nel cuore della Valle del Calore, per parlarne con il sindaco Pasquale Brenca. Una festa volta a rilanciare questo prodotto enogastronomico di eccellenza di questo territorio. Sì, lo Scazzatiello Acquarese è un prodotto che da sempre ha caratterizzato la nostra comunità e affonda le sue radici nella storia, nel nostro DNA, e si è tramandato da generazioni in generazioni, da nonna, dalle mamme e alle figlie, così fino ad oggi. Ed è un prodotto fatto in maniera molto semplice, con ingredienti naturali, acqua, farina e con passione, con l'amore poi che ci mettono insomma le nostre nonne e le nostre mamme quando fanno la lavorazione. Ed è un prodotto che ci consente poi di rilanciare un intero comparto, quello enogastronomico, agroalimentare del nostro territorio, molto ricco da questo punto di vista. Quindi l'occasione, questo della Sagra, per valorizzare lo Scazzatiello, e attraverso lo Scazzatiello
la nostra comunità, i nostri prodotti, la nostra realtà, le nostre passioni. Sindaco, un prodotto di eccellenza anche perché viene preparato esclusivamente con ingredienti prodotti sul territorio di Acquara. Lo scacciatello acquaresi viene anche realizzato con la farina artigianale di tipo grano duro che viene prodotta e realizzata con i grani che vengono seminati ad Acquara. Tra l'altro ad Acquara da poco è stata rilanciata anche un'attività di molitura attraverso il mulino che riesce insomma anche a macinare il grano che viene prodotto e con il grano, con la lavorazione del grano, poi si arriva alle farine e quindi poi al prodotto finito che è lo scacciatello, che viene, arriva sulle nostre tavole e che porta nelle nostre tavole la nostra acquaresità. Stiamo vedendo una scena meravigliosa, Bianca, lei è giovanissima ma è già capace di preparare lo scacciatello tipico di Acquara. Che come si prepara questo prodotto alimentare? Niente, è semplicissimo. È impastato solo con acqua e farina e il segreto sta nella lavorazione a mano, quindi è un po' difficile, va scavato con i pollici, ci vuole tanta pazienza e anche un po' di resistenza perché è abbastanza difficile, ecco qua, e questo è semplicissimo. Bianca, è un'arte che si tramanda da generazione in generazione. Sì, la nonna qui presente ci ha insegnato quest'arte, quindi lei l'ha insegnata a mamma e mamma poi insieme a lei a me e mia sorella. Qual è il segreto ultimo per degustare un ottimo scacciatello acquarese? Ma in realtà noi lo mangiamo con il sugo fresco, però dipende dai gusti, può essere degustato anche con il ragù o con i porcini dei nostri alburni. Siamo a Acquara sullo sfondo e siamo in compagnia del signor Luigi Mastrantuono dell'Associazione La Solidarietà per parlare dell'offerta artistica prevista per la Sagra dello Scacciatello. 3 giorni di musica, arte e no gastronomia. Sì, volevo ricordare un po' a tutti che le date sono il 16, 17, 18 dicembre prossimo venturo. Quindi noi abbiamo per il giorno 16 due artisti, Musica Mania e Made in Sud con Pasquale Palma. Il giorno 17 abbiamo Fiordaliso e il giorno 18 abbiamo Piera Lombardi. Inoltre in tutte e tre le serate avremo degli artisti di strada che, per i bambini, quindi abbiamo pensato anche ai bambini, oltre alla degustazione dei famosi scacciatelli che vengono fatti a mano con la farina artigianale di Acquara. Io vi invito tutti perché saranno delle belle serate. Noi abbiamo ripreso questa sagra dopo un'interruzione di un anno, quindi il progetto che ha ripreso il Comune quest'anno è quello dell'Associazione La Solidarietà, di cui io sono presidente. Noi avevamo fatto 10 edizioni, quest'anno il Comune ha ripreso questa manifestazione e speriamo di portarla avanti per molto tempo. Una sagra che si snoderà lungo tutte le vie del corso cittadino di Acquara. Sì, ci saranno anche delle visite guidate a cura dell'Associazione Tersicore. Avremo la Proloco, avremo dei presepi fatti dalle varie associazioni, dalla scuola. Quindi sarà dislocata per il centro cittadino nelle vie storiche del paese. Rinnoviamo l'appuntamento per i nostri telespettatori. Sì, rinnovo l'appuntamento, vi invito dal giorno 16 al 18 prossimo venturo, quindi 16, 17 e 18 dicembre per la 11ª sagra dello scacciatello acquarese.
Questa sera siamo qui nella sede dell'Eco del Mito, dell'Associazione Culturale L'Eco del Mito, con l'autore e poeta Giuseppe Bringa. Parleremo con lui di poeti che si specchiano nella poesia, dunque di poeti e di poesia, e con lui discorreremo anche e leggeremo alcune delle sue liriche contenute all'interno di un plurale in fondo a Rigo. Sì, ci interessa soprattutto il rapporto che il poeta, o in questo caso i poeti, hanno con la poesia. Cioè che cosa, poi quasi nell'intimità, no, dello scrivere, il poeta mette su carta, in effetti. Quindi lo vedremo attraverso un brevissimo percorso, sono una decina di autori, e niente, faremo il punto poi alla fine con, penso, anche intervento del pubblico su quelli che sono i punti di arrivo, diciamo, perché è un pochettino, no? Sappiamo da dove partiamo, però non sappiamo quale in effetti sia poi il punto di arrivo, l'approdo, ecco. Certo, perché in fondo la poesia è vita. E dunque la poesia parla di vita perché il poeta è prima di tutto un uomo e, come tutti gli uomini, sente le cose di tutti gli uomini. Sì, in effetti questo sarà uno dei, come dire, degli aspetti che poi andremo ad esaminare, cioè il venir fuori del poeta e la sua, come dire, i suoi punti di vista, da dove trae origine la sua ispirazione, che cosa ne determina poi la scelta di determinati temi. E quindi questo è in sostanza, insomma, il punto su cui andremo a discutere, insomma. Prende il via dal 22 dicembre e prosegue fino all'8 gennaio l'undicesima edizione di Botteghe d'Autore, con numerosi appuntamenti dedicati al teatro, alla musica, all'arte, alle tradizioni della Valle del Calore e degli Alburni. Si parte il 22 dicembre con Enzo Gragnaniello a Corleto Monforte, il 23 a Castelcivita la Compagnia d'Altro Canto, il 26 a Corleto Leggenda, Cultura e Tradizione da San Nicola alle Melodie dei Menestrelli, e poi ancora il 26 a Roscigno Mario Maglione, il 27 a Sant'Angelo a Fasanella Peppe Servillo e il Solis String Quartet, il 28 dicembre a Castelcivita il Recital Live Christmas, il 29 con la regia di Gaetano Stella a Castelcivita Natale Napoletano, il 30 dicembre ad Albanella James Senese Napoli Centrale. Ad Albanella il 4 gennaio il concerto di Francesco Di Bella e di Piervito Grisù. E concludiamo l'8 gennaio a Castelcivita con lo spettacolo teatrale di Giorgio Pasotti, da Shakespeare a Pirandello. Conto stipendio. Ecco un conto che valorizza il mio guadagno. Conto anticipo fatture, per le aziende che hanno l'esigenza di monetizzare in anticipo i propri crediti. Conto Smart, dedicato agli iscritti di tutte le associazioni e società sportive. Mutuo Flash, l'unico mutuo che eroga fino a 15.000 euro in sole 24 ore. In Bank Mobile, la tua banca si muove con te, dove e quando vuoi. BCC Aquara, da oltre 30 anni, la vera banca del territorio. 28, 29 e 30 dicembre. Ritorna ad Altavilla Silentina Intramenia, Sapori d'inverno. Una splendida passeggiata nel borgo antico, tra presepi, squisita gastronomia e tanta musica popolare. Ti aspettiamo ad Altavilla Silentina il 28, 29 e 30 dicembre. Prende il via dal 22 dicembre e prosegue fino all'8 gennaio l'undicesima edizione di Botteghe d'Autore, con numerosi appuntamenti dedicati al teatro, alla musica, all'arte, alle tradizioni della Valle del Calore e degli Alburni. Si parte il 22 dicembre con Enzo Gragnaniello a Corleto Monforte, il 23 a Castelcivita la Compagnia d'Altro Canto, il 26 a Corleto Leggenda, Cultura e Tradizione da San Nicola alle Melodie dei Menestrelli, e poi ancora il 26 a Roscigno Mario Maglione,
Il 27 a Sant'Angelo a Pasanella, Peppe Servillo e il Solis String Quartet. Il 28 dicembre a Castelcivital, Recital Live Christmas. Il 29 con la regia di Gaetano Stella a Castelcivita Natale Napoletano. Il 30 dicembre ad Albanella, James Senese, Napoli Centrale. Ad Albanella il 4 gennaio il concerto di Francesco Di Bella e di Piervito Grisù. E concludiamo l'8 gennaio a Castelcivita con lo spettacolo teatrale di Giorgio Pasotti, da Shakespeare a Pirandello. Per l'edizione 2016 di Botteghe d'Autore, il comune capofila di questo progetto sarà Castelcivita e siamo proprio in uno dei luoghi più suggestivi di questo comune, le famosissime grotte, in compagnia del consigliere comunale delegato alla cultura Giuseppe Cantalupo, un comune che per questa occasione si fa portavoce di un evento culturale interessantissimo. Sì, Botteghe d'Autore è un progetto presentato come comune capofila da Castelcivita e da comuni partner Sant'Angelo a Fasanella, Albanella, Ruscigno e Corleto Monforte. È un progetto cofinanziato dal POC 2014-2020 riguardante la riqualificazione urbana, il programma per le politiche culturali e di turismo, con un programma regionale di eventi e di promozione. Promozione appunto per promuovere un territorio dell'entroterra salernitano che copre con Albanella la Valle del Calore e anche con Castelcivita e gli Alburni con Roscigno, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Una giusta sinergia, una giusta rete per intraprendere un'attività promozionale delle tipicità locali attraverso la musica, la cultura della musica. Musica che sarà espressa da artisti che presenterà dopo l'amico Ivan Rufo, direttore artistico del progetto, da artisti di livello internazionale in location affascinanti come le grotte di Castelcivita, come Albanella, come Corleto Monforte e tutte le altre. Ivan Rufo, direttore artistico di Botteghe d'Autore, prima di entrare nel vivo per spiegare i dettagli di questo evento, che cos'è Botteghe d'Autore? Botteghe d'Autore è un festival d'autore che si tiene ormai da 11 anni ad Albanella per questi 11 anni e in maniera eccezionale quest'anno sarà itinerante coinvolgendo i comuni di Castelcivita che è comune capofila di progetto, poi sempre Albanella, Corleto Monforte, Sant'Angelo a Fasanella e Roscigno. È un festival che diciamo racchiude tante arti, la canzone d'autore ma anche il teatro e ci saranno anche delle mostre. Perché partecipare a Botteghe d'Autore? Per i tanti eventi diversificati, per conoscere il territorio, passiamo appunto dalla canzone al teatro, ci sono delle location straordinarie nelle quali teniamo questi eventi, quindi diciamo è un festival davvero unico nel territorio salernitano. Un evento che durerà tantissimi giorni. Sì, partiamo il 22 dicembre e chiuderemo l'8 gennaio 2017. Sono 10 eventi, 9 giorni in 5 comuni diversi. Quali saranno gli eventi clou per ogni comune? Allora, gli eventi clou partiamo il 22 con Enzo Gragnaniello a Corleto Monforte, poi abbiamo il 23 dicembre sempre la Compagnia d'Altro Canto a Castelcivita, il giorno 26 dicembre invece di nuovo Corleto Monforte con Leggenda, Cultura e Tradizione da San Nicola e Menestrelli, la sera invece ci troveremo a Roscigno con Mario Maglione, il giorno 27 avremo Peppe Servillo e i Solis String Quartet
quartet nella straordinaria location delle grotte di San Michele a Sant'Angelo a Fasanella. Il giorno 28 di nuovo a Castelcivita con Live Christmas, un coro nella chiesa di San Cono. Il 29 dicembre invece abbiamo Teatro Napoletano qui nelle grotte di Castelcivita. Il giorno 30 invece a Matinella di Albanella, James Senese, Napoli Centrale. Il giorno 4 gennaio ad Albanella nel centro sociale avremo due concerti, Francesco Di Bella con tutta la band e Pier Vito Grisù, mentre chiudiamo in bellezza in una maniera straordinaria sempre nelle grotte di Castelcivita con Giorgio Pasotti nello spettacolo da Shakespeare a Pirandello. L'aspetto fondamentale di Botteghe d'Autore 2016 è che tutti gli spettacoli saranno ad accesso completamente gratuito. Sì, come da sempre, da 11 anni sono sempre d'ingresso gratuito e anche per quest'inverno, sia per gli eventi in piazza che per gli eventi al chiuso, gli eventi sono assolutamente ad ingresso gratuito. Negli eventi al chiuso, posti limitati, quindi arrivate presto e godetevi lo spettacolo. Dove i nostri telespettatori potranno trovare il programma completo di questa iniziativa? Sì, seguiteci soprattutto sui nostri social network, quindi sulla pagina Botteghe d'Autore e su Twitter e inoltre sul sito ufficiale www.botteghedautore.com e www.botteghedautore.it. Si svolgerà ad Altavilla Silentina il 28, 29 e 30 dicembre la manifestazione Intramenia Sapori d'Inverno. Una suggestiva passeggiata nel borgo antico, tra vicoli, strettole, antichi portali, splendidi panorami. Il tutto condito con mostre presepiali, da segnalare una rappresentazione del presepe vivente, tanti artisti di strada e ovviamente tanta musica popolare. Lungo il percorso poi si potranno trovare tanti stand gastronomici, dove si potranno assaggiare tante prelibatezze e dolci tipici di Natale. Il programma prevede il giorno 28 alle ore 19 la simbolica apertura dell'antica porta di Susa e a seguire la rappresentazione del presepe vivente. Poi, presso la chiesa di San Biagio, una iniziativa dal titolo Dalle stalle alle stelle e quindi uscimmo a rivedere le stelle, un incontro con la poesia, l'astrofisica e la pittura. Il giorno 29 invece da segnalare il concerto Rapsodia di Natale con i cori parrocchiali di Altavilla Capoluogo, Cerrelli e Borgo Cariglia e successivamente il concerto di musica popolare del cantautore cilentano Angelo Loia. Il giorno 30 invece da segnalare alle ore 10:30 di mattina presso il campo sportivo San Francesco l'iniziativa Il Battesimo della Sella, manifestazione ippica promozionale per l'avvicinamento al cavallo dedicata ai bambini. Promuovere l'olio d'oliva è proprio questo l'obiettivo della manifestazione, delle giornate promozionali dell'olio appunto, che si tengono qui ad Albanella. Ne parliamo con il presidente della Proloco, Vincenzo Maraio. Queste giornate verranno precedute da un importante convegno che vedremo a breve. Sì, buongiorno. Infatti, come detto, hai usato la parola giusta, promuovere. Noi della Proloco da anni promuoviamo quello che è l'olio d'oliva e infatti il nostro obiettivo è far diventare appunto il nostro territorio, Albanella, il paese dell'olio. Promuovere vuol dire anche parlarne. Oggi raccontiamo il nostro territorio attraverso l'olio extravergine d'oliva di Albanella. Questa mattina andremo a fare un convegno dove andremo a spiegare gli strumenti necessari per lo sviluppo delle aree interne. Durante questo convegno avremo delle personalità importanti della regione Campania, come l'onorevole Maraio, avremo i saluti del nostro sindaco, il dottor Renato Iosca, l'intervento del direttore generale della BCC di Aquara e in più ci sarà un esempio di associazione, un esempio che è già molto consolidato sul territorio, quello di Rural Hub, il quale ci spiegherà come i vari produttori si metteranno insieme per poi produrre un prodotto appunto l'olio extravergine d'oliva e promuoverlo all'esterno del nostro territorio. L'olio che può anche servire per rilanciare il turismo di questa zona? Sì, l'obiettivo nostro è proprio quello, usare l'olio anche per la promozione del territorio, per il turismo. Qui durante queste due giornate abbiamo sempre un'affluenza sempre più grande di persone che vengono dai paesi limitrofi ma anche dai paesi lontani proprio per venire a acquistare l'olio qui da noi. Quindi con questo convegno oggi andiamo a rimarcare la necessità di far crescere questo
territorio intorno all'olio d'oliva, appunto. Onorevole Vincenzo Maraio, promuovere l'olio di oliva qui ad Albanella per rilanciare le risorse di una terra che ne ha tantissime. Ma sicuramente i nostri prodotti locali sono uno strumento sul quale continuare a lavorare per creare economia nel nostro territorio, creare occupazione. L'olio di oliva della Piana del Sele, di Albanella in particolare, è un olio rinomato, riconosciuto e noi dobbiamo esportarlo anche perché c'è un'altissima domanda e richiesta di olio e di prodotti locali. Il mondo cambia e dobbiamo evitare di ripetere anche nel settore delle olive quello che è accaduto per esempio nel settore dei latticini, dove addirittura a livello europeo, proprio per rispondere alla domanda crescente che ormai viene in tutto il mondo e cresce in tutto il mondo, si è addirittura puntato sul latte in polvere. Credo che questo sia davvero, dal punto di vista qualitativo e del perseguimento dell'obiettivo di puntare sulla qualità, un elemento che ci deve far riflettere, ci deve far investire e mettere in campo politiche di investimento sul settore del terziario e sul settore agricolo. E proprio a proposito, lei ha dimostrato un impegno continuativo. Sicuramente sì, devo dire che la Commissione Agricoltura e anche il Presidente De Luca, la Giunta De Luca, sta lavorando tantissimo e anche io faccio la mia parte per la promozione e la valorizzazione di questi prodotti locali. Sindaco di Albanella, Renato Iosca, sindaco, le giornate promozionali dell'olio di oliva diventano anche un momento di grande intrattenimento per Albanella, creano turismo, una manifestazione fortemente voluta dalla sua amministrazione. È una manifestazione che ormai dura da 23 anni, ricordo che iniziò 23 anni fa quando io iniziai per la prima volta a fare il sindaco nel 1994-95. Manifestazione che nel corso degli anni si è evoluta e ha portato grossi effetti positivi sulla nostra comunità. Ricordiamo che Albanella è denominato il paese degli ulivi, tanto che l'anno scorso una scrittrice di Macerata si è ispirato su Albanella per fare un romanzo, Gli ulivi di Albanella. È stato uno dei 20 romanzi premiati nel corso dell'estate scorsa. È un'occasione importante quella di quest'anno, in quanto il Comune vuol fare la sua parte in questo sviluppo delle attività legate all'olio di oliva. Abbiamo infatti pubblicato ieri una manifestazione di interesse con la quale si invita chiunque sia interessato a partecipare affinché un nostro stabile, che è un ex mattatoio comunale, possa essere trasformato in frantoio. Riqualificazione di questo mattatoio comunale, ma non sarà un semplice frantoio, sarà un centro di cultura dove il visitatore verrà portato per mano attraverso quella che è la cultura dell'olio d'oliva. Direttore della Banca di Credito Cooperativo di Aquara, Antonio Marino, per le giornate promozionali dell'olio di oliva di Albanella, una banca ancora una volta vicina a quelle che sono le manifestazioni che vanno a promuovere l'agricoltura qui sul territorio cilentano. Ma certamente sì, l'abbiamo sempre detto, siamo una banca locale, è giusto che stai vicino alle iniziative locali. E quindi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, nonostante la riforma, nonostante tutte le altre cose. Però vedete, qui siamo ad Albanella oggi, no? Albanella è il simbolo di questa, diciamo, rivoluzione bancaria dal negativo. Qui c'era un grosso istituto di credito nazionale con un suo sportello, ha chiuso. Oggi c'è e resiste una banca di credito cooperativo. Questo è il segno che le banche di credito cooperativo stanno nelle zone interne, sono nelle zone svantaggiate, sono banche locali al servizio dei piccoli imprenditori locali, e questa è la nostra preoccupazione rispetto a questa riforma. Il giorno in cui noi dovessimo sempre più assomigliare alle grosse banche nazionali sarebbe la fine, forse per le banche di credito cooperativo ma anche per l'economia delle zone interne. Michele Sica, fondatore del progetto Rural Hub, qui alle giornate promozionali dell'olio ad Albanella, perché è importante promuovere l'olio d'oliva, perché è importante rilanciare questa risorsa del territorio?
Perché sono le risorse che tutto il mondo ci invidia e perché sono le risorse che in questo momento ci devono far rivalutare le nostre potenzialità, sono il nostro petrolio, sono quello di cui la cosa più preziosa che questi territori hanno e hanno sempre avuto e sono il motivo di rilancio di un'economia che a tutti gli effetti ha basi solidissime, perché è un'economia che si fonda su una tradizione, su una cultura, ma si può fondare anche su un'innovazione tecnologica e sociale che noi come progetto di ricerca Rural Lab abbiamo teorizzato con il manifesto della Rural Social Innovation e che sono le basi reali, possono essere le basi reali di un rilancio economico delle aree interne, delle aree rurali che nulla hanno da invidiare, anzi che tutto il mondo ci invidia. Natale, a te che vieni dal nord, porta in dono la serenità, cogli al volo l'opportunità di sentire qualcosa dentro te. Buon Natale, a te che vieni dal mare, apri il cuore a chi non ce l'ha, anche a chi per colpa del male non la smette di fare la guerra che fa, a chi ha scritto le canzoni, a chi ridere ci fa, a chi sbaglia le opinioni e che si correggerà, a chi non ha molti amici e che gli amici troverà. Buon Natale! Vieni dal sud, porta il sole a chi non ce l'ha, il